Ciao ragazze! Allora, qualche tempo fa ho pubblicato sul mio blog, di cui vi lascio poi il link qui sotto, un articolo molto interessante a mio parere che parlava appunto dei trend, beauty per questo autunno-inverno. Ed era un comunicato stampa, della e.l.f. Quindi in questo articolo c'erano i trend e come crearli semplicemente con alcuni prodotti e.l.f. Ho quindi scelto tre fra questi trend, e in tre video differenti andremo a vedere come crearli appunto con dei prodotti e.l.f. Oggi inizieremo parlando delle sopracciglia. Infatti, uno dei trend appunto per questo autunno-inverno è avere delle sopracciglia in ordine, ben definite e in primo piano. Possiamo quindi operare in tre differenti modi. Innanzitutto con l'utilizzo di questo prodotto che si chiama Eyebrow Stencil Kit. Possiamo andare non solo a colorare le nostre ciglia facilmente, ma sono anche secondo me un'ottima guida per andarle a creare. Per capire qual è il punto esatto, dove le nostre sopracciglia devono iniziare, basta appoggiare una semplice penna o un pennello, una matita, quello che volete, e andare ad appoggiarlo alla narice esterna. Il punto in cui andrà a toccare la nostra sopracciglia è quello in cui dovrà iniziare. La stessa cosa per l'esterno, andando ad operare in questo modo. Quindi, utilizzando questi stencil e andando ad applicarli esattamente sulla nostra sopracciglia, scusate, possiamo andare non solo a capire se la nostra sopracciglia è ben definita, ma anche andarla a colorare. In questo caso, a me piace molto utilizzarla per capire se devo rifare le sopracciglia, se c'è qualche pelo superfluo fuori posto o quant'altro. Inoltre, una volta applicato in questo modo, possiamo andare con la nostra matita o con il nostro ombretto a colorare semplicemente le nostre sopracciglia. Inoltre, abbiamo altre due fantastiche opportunità. La prima è quella di usare l'Eyebrow to Treat and Tame, che è composto dalla parte tame, che è quella beige, dove abbiamo uno scovolino colorato che andiamo semplicemente ad applicare sulle nostre sopracciglia in questo modo. Come vedete, con l'utilizzo di questo prodotto andiamo semplicemente a colorare le nostre sopracciglia senza appesantirle e andando così a tappare tutti quei piccoli buchini che tutte noi abbiamo. Ora, dall'altro lato abbiamo la parte trasparente che si chiama Treat, che è praticamente formata da questo pennellino che si va poi ad applicare sull'arcata sopraccigliare. Prima di andarlo ad applicare, però, vi consiglio di fare un attimo asciugare il prodotto perché andrete poi a sporcare troppo il pennellino. Quindi aspettate qualche minuto e poi andate a procedere in questo semplice modo, così da ravvivare il colore che avete appena applicato e a fissarlo esattamente. Come vedete il pennellino si è leggermente sporcato. Prima di reinserirlo, vi consiglio però di pulirlo con un fazzolettino di carta o comunque con sulla mano, in qualche modo. Non reinserite lo sporco perché poi andrete sennò a rovinare comunque il prodotto trasparente. L'altra alternativa che possiamo utilizzare è invece l'Eyebrow Lift and Filler, che è composto da questo gigante matitone, che è la parte lift, il cui tappo è dotato di temperino incorporato, che adesso andiamo a utilizzare, fra l'altro, perché lo sto usando un po' troppo,
come vedete, inoltre il temperino funziona perfettamente. E dall'altra parte abbiamo la parte lift, che è l'illuminante. Allora, questo è il mio prodotto preferito, cioè quello che mi piace di più. Andiamo, bisogna sapere che il prodotto è molto, molto cremoso. Come vedete, scrive con una facilità assurda sulla mano, quindi immaginate sulle sopracciglia. Andiamo quindi a iniziare molto lentamente, partendo dalla parte superiore, il nostro lavoro di definizione delle sopracciglia. Una volta definita la parte superiore e il punto in cui esse scendono, andiamo a definire anche quella inferiore. Una volta fatto ciò, io utilizzo sempre un pennellino di questo tipo e vado a pettinare le sopracciglia e a distribuire meglio il colore. Come vedete, il risultato è molto definito, ma di grande effetto. Ora completiamo andando ad utilizzare il prodotto illuminante sull'arcata sopraccigliare e andando a picchiettare lentamente il prodotto, così da avere un'arcata ben definita e illuminata. Quindi questo è il risultato, diciamo, un po' più naturale che possiamo ottenere, ma che ci permette di avere in modo rapido e molto facile un look definito e senza problemi. Da questa parte abbiamo invece una sopracciglia molto più definita, con qualche minuto di tempo in più richiesto. Ma direi che comunque i risultati sono facili da ottenere in qualsiasi modo. Quindi spero che questo piccolo tutorial vi sia stato utile e a presto. Ciao!